alberi di Arcadia, che crescono in tutta la savana africana, hanno un sistema di difesa unico. L'albero emette quindi una nuvola di gas etilene che viaggia nell'aria, raggiungendo altri alberi in modo che anche loro possano iniziare a produrre più tannini. I gufi non hanno bulbi oculari. Quello che hanno invece è meglio descritto come tubi oculari. Dal momento che non possono muovere questi tubi avanti e indietro, i gufi riescono a ruotare la testa a 270 gradi, a differenza nostra che arriviamo max a 180. Sulla Terra, hai bisogno di calore per fondere il metallo, ma nello spazio due pezzi dello stesso tipo di metallo si fonderanno insieme solo con una piccola pressione. L'aro titano è famoso soprattutto per tre cose: in natura può superare i 3 metri d'altezza, è di fatto il fiore più grande al mondo, ricorda una forma fallica e l'odore è ripugnante. Mentre le giraffe adulte di solito dormono in piedi, le piccole giraffe diventeranno un po' più a loro agio. Si rannicchiano a terra e sfruttano i loro colli extra flessibili, girandosi per far cadere le loro cosce sul sedere. Non sembra particolarmente comodo, ma di sicuro sembra carino. Nei paesi più caldi, se non hai accesso all'aria condizionata o all'acqua a sufficienza, il calore eccessivo può essere fatale ed è meglio essere attrezzati. Quando si sentono sulla difensiva, le mucche si radunano in cerchio, tutte rivolte verso l'esterno, abbassando la testa e calpestando il suolo. Quando si sentono osservate, alcune mucche guidano la carica. I pinguini più grandi al giorno d'oggi sono i pinguini imperatori, che misurano un rispettabile 4 piedi di altezza. Tuttavia, 37 milioni di anni fa, una specie nota come Paleodiptes clecovecchi, o pinguini colosso, vagava per l'Antartide. Pesava circa 250 libbre ed era alto circa 6 piedi e 6 pollici. I ricercatori della Queen Mary University di Londra hanno scoperto che, sebbene le capre non abbiano una propria lingua, sembrano in grado di cogliere gli accenti una dall'altra. Le madri di bufali africani prendono dei numerosi tipi di scimmie e mostrano un comportamento democratico simile. Esiste una pianta carnivora denominata carnivore come il Venus acchiappamosche. La pianta secerne un nettare bianco e zuccherino che sia gli uccelli che i toporagni amano. La pianta in questione è una toilette completa di una stazione di alimentazione, ha detto un ricercatore. Ci pensano i pipistrelli a tenere lontani i parassiti dalle nostre colture alimentari che risparmiano da soli agli agricoltori statunitensi almeno 3,7 miliardi di dollari in pesticidi. Secondo la scienza in media, i capelli tendono a crescere tra i 6 e i 18 cm all'anno. Beh, più o meno. 2015, gli scienziati in Thailandia hanno scoperto una nuova specie di vespa, e cioè la vespa dissennatore. La maggior parte delle piante si riproduce mescolando la materia genetica di due o più piante. Ma questo non è vero per una pianta di Lomatia chiamata agrifoglio del re. Per riprodursi, la pianta lascia semplicemente cadere il proprio ramo, che formerà il proprio apparato radicale e diventerà la propria pianta, ma con DNA identico alla pianta madre. Ci sono state numerose segnalazioni secondo cui se spari a un armadillo, il proiettile rimbalza sull'armatura dell'animale e invece colpisce il tiratore. Quindi non colpite mai un armadillo e qualunque altra creatura indifesa. Esistono più di 200 diversi virus che possono causare i sintomi del comune raffreddore. Secondo uno studio del Centro Ricerche di Anatomia Funzionale di Milano, le donne sbattono le palpebre in media 19 volte al minuto, mentre gli uomini sbattono le palpebre solo 11 volte al minuto. I porcellini d'India non sono gli unici animali che fanno popcorn, come viene chiamato questo comportamento. Le gazzelle faranno qualcosa di simile per allontanare i predatori e anche i cavalli sono noti per fare popcorn a volte. Il metabolismo del bradipo è lentissimo, quindi non disturbateli una volta alla settimana.
esistono circa 1000 diversi tipi di bambù e molti crescono abbastanza velocemente, ma solo poche specie possono raggiungere velocità, da Guinness World Record. Che parte? La pianta della risurrezione, conosciuta anche come la rosa di Gerico o pianta dei dinosauri, la Selaginella lepidophylla può sopravvivere a un'estrema disidratazione. Minuscole creature marine chiamate fitoplancton sono in realtà quelle che producono la stragrande maggioranza dell'ossigeno nella nostra atmosfera, dal 50 all'85% per l'esattezza. L'irace di roccia sfocato si trova solo in alcune parti dell'Africa e del Medio Oriente ed è un parente stretto dell'elefante. Diamanti e matite sono fatti. Diamanti e matite sono fatti dello stesso materiale. I due oggetti contengono gli stessi atomi, solo disposti in modo diverso. Sebbene sia vero che il suono non. Il vetro è un solido amorfo che non ha la struttura rigida di un vero solido, né è un liquido super raffreddato, come molti hanno creduto a lungo. È una via di mezzo tra i due incredibili dai. Sotto. Mostrano che, negli ultimi 10.000 anni, il cervello umano medio si è ridotto delle dimensioni di una pallina da tennis. Che il gas ha una densità sostanzialmente inferiore al liquido, compresa l'acqua. Quindi, anche se Saturno è il secondo pianeta più grande del nostro sistema solare, poiché è composto quasi interamente da gas e ghiaccio, il pianeta potrebbe effettivamente galleggiare nell'acqua. Nel cuore di un buco nero c'è qualcosa chiamato singolarità gravitazionale, che è una massa così densa da creare una gravità troppo forte perché anche la luce possa sfuggire, cioè la parte nera del buco nero. In realtà, il nostro pianeta ruota sul proprio asse una volta ogni 24 ore. Su Venere, invece, ruota molto più lentamente. Un giorno venusiano, cioè una rotazione sul proprio asse, può richiedere 243 giorni terrestri. Sebbene sia vero che il suono non può viaggiare nel vuoto dello spazio, la NASA ha lanciato più sonde che sono volate vicino ai pianeti del nostro sistema solare per effettuare registrazioni. La pelliccia di una tigre, anche la pelle dell'animale è striata. Anche se radere una tigre non era comandato, se dovessi farlo, vedresti strisce scure e chiare nello stesso motivo della sua pelliccia.